Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi, come già annunciato in qualche video fa o forse nel video precedente per l'appunto, siamo qui con l'unboxing, stavolta con lo sbustamento della Premium Collection di Charizard e poi ci sarà un altro, quello della Trick or Treat di Pokémon, per l'appunto questo, quello preso a Gardacon, per l'appunto, e che dire ragazzi, direi subito di iniziare a vedere cosa... come è fatta la scatola nel dettaglio e aprire i pacchettini. Frontale, ragazzi, intravediamo la statua di Charizard con la carta X di Charizard, la promo. A lato alcuni dei pacchetti, ovviamente sempre a descrizione di tutto, e la carta promo in teoria di Charmander. Retro, descrizione del contenuto e un po' storia di Charizard e quant'altro, e sull'altro lato ovviamente Charminion e le altre bustine sul sopra, diciamo, del nostro lucertolone, e sul retro tutto questo bianco un po' anomalo. Andiamo direi subito ad aprirla, ragazzi. Apertura anomala qua dietro. Mamma mia, non volesse tenere il cartone, non tiene, non lo tiene, ma dettaglio, un cartone solo per tenere ferma la statua. Qui abbiamo la super statuona, pacchettini, e qua un'altra parte dei pacchettini, e cartone per tenere per l'appunto la box alzata. Mettiamo questo di lato, spustiamo il booster barra il contenuto. Box vedo in italiano, non ci avevo neanche fatto caso, ho cercato quella che costava meno per l'appunto. Mettiamo qua, poi qua una delle promo che vi faccio vedere. Già Charmeleon, vedete, carino, oltretutto non c'è scritto promo, c'è solo scritto Mew IT, boh, non lo so. Dall'altra parte con le bustine, sono le altre 5 appunto, e l'altra promo con il codice, qua l'altra promo, vedete, Charmander, molto bella con l'olografia così molto carina. E qua qui la fine, la parte forse più importante, giustamente, con la statuna e la carta promo di Charizard. Sarebbe stato bello averlo fatto magari con Blastoise, mi piace un sacco, magari in futuro, chissà. Questa la carta Charizard X, carina, potevano farla full art. E qua sì, qua c'è scritto promo, vedete, qua sotto. Le altre due no, però dettaglio. Questa è la statuona fantastica, sotto quell'aspetto lì, da dire, di Charizard. Molto bella, molto ciotta, carina. Ovviamente made in China, made in China, ovviamente c'è scritto sotto, però bella, dovrebbe essere un portacarta, credo, per metterla tipo qua in mezzo, non lo so, scopriremo. E che dire ragazzi, ora iniziamo con gli sbustamenti. Abbiamo l'incendetta siderale, crepuscolo mascherato,
Corona astrale, crono forza, paradosso temporale, praticamente bustine che non ho mai aperto, corona astrale, crono forza, lucendezza siderale, bosco mascherato e paradosso temporale, quindi 2-2-2-2. Entriamo subito ragazzi, primo pacchettino, vediamo se saremo fortunati o meno, ma da questo direi di no. Vicino, mettiamo via, trichettino che dovrebbe essere di 4, vediamo un po' cosa troviamo ragazzi. Energia terra, pietra, Kyria, lino, Togepi, Combi, Shatot, Psyduck, carino, Drifloon, Teddy Ursa e Decidueye di Isui. Olografico, quindi prima niente, pacchettino, corona astrale, vediamo qua cosa troviamo, secondo me non troveremo niente di niente, ma va bene, 1, 2, 3 e 4, spero di aver fatto il trick giusto, mi sa di no, abbiamo Lechong, Baccacao, Heartworm, ex, prima ex trovata, quindi trick qua diverso, energia base qua, Confi, Kyuto, Wulu, Finion, Celebi, Lantern e Toadscruel, che è questo qua di tipo erba, diciamo. Poi pacchettino di crono forte, non so neanche che carte ci siano in tutto, perché ovviamente ho sbustato praticamente niente, codicino mettiamo via, come vedete infatti non so neanche il trick, 2, 3 e 4 credo, sono abituato al 4, ma non è così, quindi è 2, Drillbur, Rapska, Melmeta, infatti era questa la Olo, energia base foglia, Tranquilla, Mr. Mime, Raichu, carino, Victini, Sableye, Grandi Zanne, che figo, tempo passato, carina questa carta, e Fermezza di Angelo. Adesso forse il contentino solo con quella. Fa ridere poi alcuni pacchettini che sono stariciclati, altri tra chimicazzi, tipo, diciamo, 1, 2, 3 e 4, questi in teoria. Vediamo, Energia, Sorwan, Noctowl, Fossile Sconosciuto, Sindaco, Shiter, Bronzor, Growlite, Disui, Rufflet, Psyduck e Maitina, un colografico. Perfetto, perfetto, perfetto. Questi qua sono più cotti, tipo, di plastica, diciamo, no? Plastica più inquinante, tra virgolette. Io vicino. Quindi proviamo con 1 e 1, 2, vediamo, perfetto, è solo uno, abbiamo trovato Blissey X, carino, mettiamo già qua, Energia Fuoco, Polkaist, Varum, Wotrel, Wolbit, Ventilatore Portatile, Diplin, Rillaboom, Ducklet e Anon. Niente di eclatante comunque. Quindi a questo punto è una, proviamo. Vediamo se effettivamente solo uno. Codicino, io provo con uno, vediamo se abbiamo azzeccato. Forse sì, perché energia base, Nikit, Nakli, Nimble, Yamask, Tinkaton, Durant, Anfora terrestre, Golisopod, Spolverino maledetto e Palkia olografico, tutto storto, ma va bene, bello, carino, Palkia, mi piaceva tra i due leggendari, tra Palkia e Yagga, quello che comunque preferivo, diciamo. E come sempre, ragazzi, non vi conviene spacchettare, per l'appunto, energia base, soprattutto italiane, Sandrius, Chansey,
Tangela, Clefairy, Rillaboom, Soccorso di Suiren, Conkeldurr, Giffen, carino, Poliwrath, bello, e Makarko EX, carino, full art, è una carta che non vale niente, però bello, mi piace, con questa lampada sopra, vedete che carino, bella, non male, meno qualcosa, dovrebbe essere stata full art, in teoria, spero, non lo so. Il codicino, in teoria tricchettino, e abbiamo energia base, Varum, no, questa carta sembra stranissima, Didip, Pavmi, Fletching, Rifblim, Revavrum, mamma mia, Rapidash, Fletchinder, non ho visto sotto, Tortonator, bella alternativa art, che carina. E dietro, vabbè, Cradily, ma che carina questa. Vedete che bellino? Che riposa. Mi piace, bella. Molto, molto bellina, dai. Adesso, non male, dai. Abbastanza soddisfatto, diciamo. Poi, andiamo anche con questa. Il trichettino. Energia fuoco, Loricoli, Itmo, Jumper, Toraket, ordinazione speciale, mi è venuta anche in mente, devo finire gli ultimi, scalotto e violetto per l'appunto non ho finiti, Ribbon B, non ho mai tempo praticamente, capsula energetica tempo futuro, Sidripede, Mr. Mime e Miraidon che per l'appunto leggendario. Vabbè. Leggendario che non mi dice niente, proprio detto sinceramente, questa bustina si è proprio aperta così, tengo sti codici, spero prima o poi qualcuno li compri, ma non vedo interesse, se vi interessano commentate. Energia base, Pump Kabu, Zubat, Natu, Purloin, Chimisar, Crobat, Pedro, Elekid, per me la cipolla, Pedro, vabbè, Gebite, Eroe Ferreo, X, quindi un'altra X trovata, valgo niente però, anche qua, trovato sempre un qualcosina, quindi ragazzi, abbastanza soddisfatto dai 5 carte su 10 bustine particolari trovate, quindi che dire ragazzi, direi che questo video già si può concludere qui, quindi spero che questo video per l'appunto vi sia piaciuto, quindi come al solito vi ricordo di lasciare un bel mi piace qua sotto questo video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, commentare su cosa ne pensate di questo set, di questo box per l'appunto, quindi commentate qua sotto, condividere il video così altre persone vedranno questo sbustamento, leggere la descrizione con tutti i soliti link utili che io vi lascio come sempre, e noi ragazzi ci vediamo alla prossima con un altro video, io vi saluto e ciao ciao!